Per la serie Un pozzo senza fondo sono stata in Portogallo, sono stata a Porto, credo che l'abbiate visto dagli ultimi video vlog, ma se non aveste visto i vlog vi lascio qui l'ultimo che ho caricato. Sono stata a Porto in Portogallo, che è la seconda città più famosa del Portogallo dopo Lisbona ed è famosissima per il vino in realtà. Infatti io una piccola bottiglietta di vino me la sono portata, l'ho regalata anche a Simone, ma il vino grande, cioè, nel senso, in aeroporto costava 40 euro, quindi abbiamo detto no al Porto, anche se è buonissimo. Questo è un video in cui vi farò vedere le cose che ho comprato in questo viaggio, perché nonostante io avessi il bagaglio a mano e nonostante fosse comunque abbastanza pieno, io ho un grande potere, cioè quello di far entrare qualsiasi cosa in valigia, cioè davvero. Visto che comunque le cose che ho comprato sono parecchie, cominciamo subito. La prima cosa che ho preso, e l'avete visto nel vlog, o meglio ve l'ho detto nel vlog, è un phon. Per fortuna ho comprato un phon, anche perché nella mia morning routine vi dicevo che avevo un phon tremendo. Ho comprato questo, che in realtà poi è il phon che volevo, che è un Parlux. È costato 65 euro, è tipo quello compatto, mi piaceva troppo questo viola, e ha due beccucci, due velocità, non è neanche troppo caldo. Ma fa dei capelli favolosi, cioè i capelli con questo phon vengono lucidissimi, non so se riuscite a vedere quanto possono essere lucidi, ma soprattutto morbidi i miei capelli. Evidentemente avevo proprio un phon di merda. Comunque questo è stato acquisto topissimo. Un'altra cosa che ho comprato, che è facilissimamente reperibile in Italia, è questo top della Coca-Cola, nel senso che è un top The Zenith, è costato 12,90 euro ed è stupendo. Visto che adesso io sto mangiando bene, sono ormai forse 2 mesi che faccio una sana alimentazione, sono stata dalla nutrizionista, la Coca-Cola non fa più parte dei miei acquisti al supermercato, almeno la indosso. Io sono una fan della Coca-Cola. Niente, mi piaceva tantissimo, a Palermo non l'avevo trovato e quindi l'ho visto e l'ho preso. Io ho preso una SM The Body Shop, a Palermo non c'è, c'era, tant'è che mi sono spruzzata un profumo, penso fosse un profumo al burro di karité, che mi ricordava tantissimo quel negozio che c'era a Palermo, che era praticamente di fronte a casa mia quando esisteva, dopo lì che l'hanno chiuso, e niente, mi ha fatto ritornare indietro nel tempo forse di 12 anni. Comunque da The Body Shop ho preso un burro cacao al burro di karité, che ha un odore stupendo, è idrata molto, mi piace proprio, infatti lo sto tenendo sempre in borsa, me lo metto sempre, perché io non sono molto brava con l'idratazione delle labbra, invece dovrei diventarlo. E poi tipo c'era un'offerta che sui prodotti da viaggio ne prendevi 2 e ne pagavi 3. Ne prendevi 3 e ne pagavi 2. E ho preso uno shampoo per capelli grassi e un balsamo per capelli secchi, cioè sono una persona troppo particolare, e poi ho preso uno struccante per gli occhi alla camomilla. Ancora non ho provato neanche uno, però mi piacevano, erano in confezioni da viaggio, avevo anche pensato di utilizzarli in viaggio, però io ho una fisima, cioè quando parto non posso mai utilizzare le cose che compro, e penso di averle ereditata dalla mia migliore amica sta cosa. Ciao Virginia! Comunque, non lo so, magari li provo e vi faccio sapere. Sono stata alla libreria Lello e Irmao, che è praticamente... è un posto magico, è tipo tutta, è il frutto dell'art nouveau e del neogotico portoghese, è pazzesca. Tra l'altro lì hanno girato anche una scena di Harry Potter, vi ho già detto che io Harry Potter non l'ho mai visto, forse un giorno se mi convincerò lo vedrò e sarà bello perché mi ricorderò del posto. Comunque, in preparazione era una libreria, cioè tu pagavi un ticket, però potevi comprare libri, e ho comprato 2 di questi segnalibri a calamita, che sono molto carini e molto utili, li vedevo sempre in giro, so che li vendono da AliExpress così, però questi erano proprio carini, penso che siano ritratti degli azulejos oppure le tipiche vetrate Liberty Art Nouveau. Non lo so, comunque mi piacevano un sacco. E poi ho comprato Il Piccolo Principe, è il mio libro preferito, in italiano lo so a memoria, e ho deciso di comprarlo in inglese, non l'ho preso in portoghese perché non si capisce un cazzo, una lingua difficilissima, però era molto carino. The Little Prince, e penso che questo possa anche aiutarmi ad imparare l'inglese meglio, magari lo imparo a memoria così so più parole. Un'altra cagata
sfigata. Ho preso, sai, tipo nelle cose dei souvenir, ecco, un accendino, un clipper, però la cosa carina, per questo ve lo sto facendo vedere, è che è tutto ricoperto di sughero e questo sughero è pure decorato, perché in pratica, a quanto ho capito, cioè penso sia assolutamente così e non sia una stronzata, portoghesi che mi seguite, commentate, ditemi se è giusto. In Portogallo si lavora tantissimo il sughero, ma proprio c'erano borse, portafogli, qualsiasi cosa fatta di sughero. E mia mamma odia queste cose, però invece io mi fermavo, stavo lì a dire che bello, che bello, quindi ho comprato un accendino. Sono andata in un negozio che si chiama Springfield, non so se... non so se esiste in Italia, comunque a Palermo di sicuro no. Mi sono innamorata di una borsa, cioè io non ero entrata lì per comprare qualcosa, ero entrata lì per accompagnare un'amica dei miei genitori che voleva comprare qualcosa, però ho adocchiato questa. Ditemi se non è stupenda. Allora, è una semplicissima borsetta nera, però vi ricorda qualcosa? È praticamente l'imitazione della trio bag di Celine, soltanto che la trio bag ha tre borse, questa qua ne ha solo due, e tra l'altro si stacca proprio come quella di Celine, cioè una borsa si stacca dall'altra, e la pelle non è male per niente. Io odio le cose in ecopelle, quando sono fatte male sembrano di plasticazza. Questa non lo è completamente, qua anziché esserci scritto Celine c'è scritto Keep It Simple, e niente, ciao, la tracollina proprio uguale a quella di Celine. Io l'ho vista, ho detto 18 euro, mia. Un'altra cosa singola di un negozio in cui ho comprato soltanto questa, soltanto che il negozio non me lo ricordo, so che questa è costata 9 o 10 euro, ma c'è scritto LFT, sarà tipo lifts, boh, non so, non ho idea. Comunque ho comprato questo body che è di velluto rosa, è il body per fortuna con le clip, perché altrimenti è una fatica fare pipì, diciamocelo, anche se c'è una tecnica, ma non è il giusto luogo in cui dirvi qual è la mia tecnica. Comunque dietro è carina perché ha questo non so, scollo diverso dal davanti, mi piaceva tantissimo, è di questo velluto rosa antico che però si utilizza, cioè si utilizza, va tantissimo di moda, costava poco, quindi ho detto ma sì dai, ma neanche l'ho provata. E questa era una S, che era la taglia più piccola, erano SML. Ah, si chiama Lifties il negozio, sì, carino, cioè nel senso una porcata, una cinesata, è tipo un mix tra Zwicky e Pinky, a me Pinky non piace, però questa è forse una delle cose stupende che ho a questo negozio, costava poco e quindi wow, ce l'ho. Non sono sicura che mi stia bene questo colore, però troppo bella. Un negozio che proprio veramente c'era in ogni angolo della città, era un negozio che si chiama Parfois, non penso sia portoghese, però c'era. Virginia mi ha detto che c'è anche a Londra non me lo ricordo. Comunque sentivo freddo e ho comprato una sciarpa che non è molto pesante, è proprio una sciarpa, boh, diciamo autunnale, da mezze stagioni, però ha dei bei colori, rosa antico, grigia e questo azzurro con una punta di petrolio, ma neanche no, diciamo, è molto carina, e quindi ho deciso di prenderla, giusto perché ho le sciarpe tutte monocolore, generalmente nere, grigie e bianche, quindi ho detto ma sì dai, quelle volte che mi sento più birichina. E niente, e poi sempre in questo negozio, ma un'altra, ah, questa penso sia costata 17 euro, sempre in questo negozio, ma un altro giorno mi sono fatta catturare da una borsa che c'è in vetrina, che è questa, che è costata 25 euro, addirittura alla taglia è una S. Si può portare o con le maniglie tutte e due messe, oppure con così, con la tracollina, vediamo se riesco a farlo bene, ok, così. E mi piace perché è tipo ecopelle e camoscino, si apre così, ha un sacco di tasche dentro, non lo so, era carina, grigia. E poi la cosa particolarissima è questa catena che, boh, non so, strana, era strana, però mi sono lasciata catturare, mi piaceva troppo e quindi ho detto no, vabbè, questa viene con me a Palermo. E in ultimo, ma non per importanza, Primark. Cioè ragazzi, quando io ho visto che nel centro commerciale che c'era di fronte al nostro albergo c'era Primark, sono entrata un secondo, ho visto qualcosa che ho detto questo lo voglio, questo lo voglio, questo lo prendo, questo lo prendo, questo peccato 200 ml, e poi ho detto ok basta, adesso non guardiamo più niente e torniamo domenica, e domenica veramente sono state tipo 3 ore da Primark per cercare bene, guardare bene, analizzare, visto che sì l'hanno aperto ma
noi in Sicilia siamo veramente fuori dal mondo, direi proprio fuori dal mondo è la giusta espressione. Comunque, ho comprato delle cose e questo è l'ultimo negozio che vi mostro e adesso ve le faccio vedere. Allora, la prima cosa che ho preso, che costava 8 euro, ma di cui non avevo capito assolutamente l'utilità, l'ho capito soltanto quando sono arrivata a Palermo, è questo giummo. È tipo una cosa che si aggancia con il cosetto qua, il moschettone, alla borsa, di questo verde petrolio pazzesco. E io tipo avevo visto che c'era un cavo USB che a me sembrava una pendrive, ho detto fichissimo, tu ti metti sta cosa in borsa e questa è una pendrive. E poi c'erano il caricabatterie dell'iPhone e quello del Samsung. E allora ho pensato, cioè in questo cosino così piccoletto c'è pure la possibilità di ricaricare il telefono. Stronzata, in pratica questo è il cavo USB che si collega alla presa e con questo ti carichi il cellulare, quindi diciamo che è comodo quando sei per strada, ti devi ricaricare il cellulare con il caricabatterie portatile, anziché portarti il filo lunghissimo, ti porti questo e lo metti in carica così. Però in realtà questo utilizzo mi piace di più di quello che avevo pensato. Carino, 8 euro sono tanti, perché con 8 euro su Amazon ti trovi dei cavi certificati Apple belli. Questo è così una chicca. Un'altra chicca è questo thermos. Vi ho detto, sto seguendo una sana alimentazione in questo periodo, cioè in realtà non vorrei dire in questo periodo, vorrei dire che ho abbracciato una sana alimentazione e la cosa più importante di questa alimentazione è bere acqua. Soltanto che comprare le bottigliette di plastica, cioè comprarne sempre è soltanto uno spreco, svuotarne una, poi le bottiglie di plastica si diventano, non mi viene tanta voglia di bere. Comunque ho abbracciato il thermos, diciamo che il thermos siamo diventati migliori amici, così ne ho comprati 4. Ne avevo già uno della Coca-Cola, che però quello si porta mia madre a teatro, io ne avevo uno che avevo comprato da Lidl, che vi ho fatto vedere anche nella morning routine, e quello lì mi piace, però perde un po' acqua, almeno quando è molto pieno perde un po' acqua. Ne ho comprato uno da Tiger, no, non comprate thermos da Tiger perché no, cade acqua qua, tipo proprio fiumi di acqua di sopra. Allora ho deciso di prendere questo, costava 5 euro, c'è scritto Good Vibes, ha questo bellissimo colore che è il mio colore preferito del momento, e poi d'alluminio. E niente, mi piaceva tantissimo, credo si chiuda bene e credo anche che l'acqua possa non uscire, però non lo so, sono soltanto supposizioni, dovrò provarlo prima. Però 5 euro comunque sono pochi, è fatto molto bene, vediamo anche se mantiene la temperatura dell'acqua. Altra cagata però utile, perché sapete che io vivo a Enna e c'è freddo, è questo cappellino. Allora, a me i cappellini stanno una merda, come potete notare, sono brutta, c'è la testa piccola, però questo c'ha questo polletto qua, sto giummo, e non lo so, mi piaceva perché è un po' morbido, è proprio morbido, io tipo mi viene l'allergia alla lana, in testa inizio a prudere, invece questo è tipo con una lana molto morbida, sembra tipo fatto a mano a casa. Carino, di questa marca di Primark che si chiama Atmosphere. E niente, era molto carino, mi piaceva, 5 euro. Sì, 5 euro di morbidezza. Cosa? Vai da Primark e non compri un pigiama? Allora, ho comprato solo un pigiama, però è di Bambi. Cioè, sinceramente io neanche me lo ricordo sto cartone animato. Se avete visto il Ma che ne sanno i 2000, che nel caso in cui non l'abbiate visto ve lo lascio qui, sono stata una bambina con un'infanzia un po' strana per quel che riguarda i cartoni animati. Comunque ho comprato questo, cioè questo è il pezzo di sopra, sembra quasi una magliettina per uscire, e costato 9 euro il pezzo di sopra, questo è una 38-40 italiana, 38-40 italiana, e c'è la faccia di Bambi, è grigio, però è un filo grigio con un po' di nero. E poi c'è sto Bambi disegnato di grigio, è questa cosa rosellina che mi piace tantissimo, mi sa di una cosa super infantile, tanto con chi devo dormire da sola. E questi sono i pantaloni, sono pure molto carini, sono tipo pesantini, però con una stoffa leggera ma pesante. È carina il fatto che nelle tasche ci sia tipo una specie di merlettino, e sono grigio, celestino, rosa, rosa un po' più chiaro, rosa un po' più scuro, non lo so, mi piacciono i quadretti, poi è proprio pigiama, anche se io col pigiama ci uscirei perché è una delle cose più belle e comode del mondo, perché non iniziamo ad uscire con i pigiami? Ah, e il pezzo di sotto
è costato 8 euro, quindi praticamente un pigiama di 17 euro, bellissimo. Non so se li vendono a questo prezzo, forse da The Zenith. Un'altra cosa che ho preso da Primark, sempre a 9 euro, è stata questa camicetta, che è tipo una blusa, sai, di quelle super leggere, anche un pochino trasparenti, ed è tutta grigia con queste righe bianche. Questa sì che mi sa di pigiama, però mi piaceva tanto. Non so ancora come la metterò, con che cosa la abbinerò, però mi piaceva tanto. Per adesso ho la fissa delle camicie, anzi ne vorrei una celestina, però non so dove comprarla. Altra cosa che ho comprato è questo reggiseno. Non capisco perché non facciano vedere i reggiseni in video le persone. Comunque ho scoperto che è anche un po' grande. È carino perché è trasparente, nero, con il pizzo però di velluto un po' in rilievo. Mi piaceva tanto ed è costato 6 euro. Una cosa che ho visto il primo giorno e ho detto no, questa è identica a quella che c'è da Sisley in vetrina per ora, e quindi è costata solo 30 euro, penso sia il capo più caro che esista da Primark, è questo cappotto. Io non sono mai stata un'amica del blu, ultimamente lo sto inserendo nella mia vita. E questo è un cappotto blu a righe, sempre verticali, con le righe bianche. Mi piace tanto, ha il collo alla coreana, un bottone soltanto, è un po' lunghetto. Mi piace tantissimo, ma io l'avevo visto da Sisley in vetrina a 140 euro, tipo 120, una cosa del genere. E ho detto, pazzesco, lo voglio. Solo che ce n'era anche un altro cappotto che mi piaceva, quindi se l'avessi detto a mia madre mi avrebbe detto sì, non hai bisogno, come al solito. Però 30 euro un cappotto, è di panno, certo la qualità è quella che è, anche se in realtà non sembra fatto male. Mi piaceva tantissimo. Allora quando l'ho visto, ho visto che aveva la stessa identica fantasia, ho detto cosa, dove sono? E in ultimo il pezzo forte, l'amore della mia vita, questa l'ho vista e ho detto ok, è lei. Questa è penso che sia la pochette più bella che io possieda, è tutta di perline, una cosa del genere da Zara te l'avrebbero fatta pagare 50 euro, invece questa è costata molto meno, non posso dire quanto perché l'ho regalata anche, quindi non lo dirò, però forse si vede, però è veramente bello, stupenda, tutta di perline, potrebbe essere delicatissima, infatti sarà delicatissima. L'unica cosa un po' così è che il retro è di tessuto e quindi attira pelocchi, cioè il tessuto nero si capisce, cioè si sa che attira pelocchi, però è stupenda, fa una luce pazzesca, non vedo l'ora di indossarla. E niente ragazzi, questi erano i miei acquisti in Portogallo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, perché per me è importante, iscrivetevi al mio canale perché mi rendete sempre molto felice, quindi io ringrazio tutti voi per esserci qui. Ringrazio tutte quelle che mi sostengono, che mi scrivono messaggi carinissimi, anche i maschi, ce ne sono ragazzi che mi seguono che sono deliziosi. Io vi mando tanti tanti baci, non so come si dice ciao in portoghese alla fine del video, però posso dirvi che azuleios, si dice azuleios, francesinha, si dice francesinha, casamento vuol dire matrimonio, cos'altro so, hola. Vi mando tanti baci e noi ci vediamo presto. Exo, la retro!